Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da Un'idea di ATP. Mi ricordo che Luca Dino, Edoardo, che mi aveva chiesto il gioco, siamo alla terza puntata, ho caricato un livello prima di dove avevo fatto l'altra volta, per il semplice fatto che non mi è piaciuto come l'ho fatto. Vado a cercare di farlo un po' meglio, perdendo meno vite, cosa che probabilmente non riuscirà perché... Bene, ho già perso un altro credito. E bisogna fare... Ma porco cane, ma questi qua, cazzo, questi qua sono di una... Una cosa allucinante è diventato Luchedino. Via, non incastrarti! No... si incastra e non è partita bene questa... Ma vai in giù! Niente. Ho voluto rifarlo per cercare di farlo meglio e l'ho rifatto. Facendolo peggio perché è così bene, tutto mi uccide ormai, non c'è più, religione, sto perdendo crediti come se non ci fosse un domani. Guarda che quei zombie lì, tra i zombie e tutto il resto è diventato difficilissimo. Salviamo il possibile e scappiamo, da questo inferno, scappiamo. Guarda i zombie, eh. Eh sì, ciao, buonanotte, non sono morto, non so come ho fatto, ma io quella là... Ah sì, c'è la scala. Prendiamo la scala, andiamocene. Distruggiamo il computer, distruggiamo il computer, distruggiamo il computer, ma vai in culo che computer se non si vuole distruggere. Che faccia meno, cerchiamo di... Oh, alla fine del livello, perdere una vita così. E non sarà l'unica probabilmente, dai, salviamo anche questa poveraccia. E scappiamo, perché è diventato l'inferno, ho perso un sacco di vite. Niente, usiamo... Scegliamo l'altro grado, mi manca di scegliere il terzo. Non so se ho abbastanza crediti per finirlo, è quello il problema. Non volevo sfruttare i salvataggi, oltre i crediti che il gioco mi dà. Quindi vediamo, questo mi manca. Questo mi manca e... Oh, subito come parte il livello, il zombie ti dice, ma è impossibile, cavolo, adesso. È diventato impossibile. Andate a fare in culo, maledetti. Salviamo il possibile e scappiamo. Morite, zombie, morite. Via, 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 su. Cambiamo piano, vediamo se... Oh, i zombie sono una cosa... Circondato dai zombie, distrutto il computer, sono morto. Sono morto, continuo a perdere crediti come se non ci fosse un domani. Eh sì, ho tutto ormai qui, è diventato un casino. Porco cane. O fai due passi e muori, fai due passi e muori. Meno male che ci sono tanti crediti. Meno male perché. Poi si incastra, è quello che mi fa tirare i coglioni a me, che si incastra e muore come un coglione così. Dai, impegniamoci un po', Ma cribbio però, impegniamoci un po', mi fa incazzare. Oh, come arrivi ti fulmi, cos'è qua? Una vita? Una vita, che culo, dai. Recuperato una vita, già qualcosa. Tutte quelle che ho perso, altro che i zombie qui, oh, tranne non sono i zombie, è un'altra cosa. Qui ogni due passi ti fulminano. Fai due passi, vieni fulminato, due passi, vieni fulminato, ma era previsto perché i crediti sono tantissimi. Sto giocando veramente male, non sono soddisfatto di come sto giocando, ma è finito un altro livello. Vieni qua, che ti voglio ammazzare, stronzo, rischiare di morire. Un altro livello è finito. Dai, siamo 70 ostaggi salvati comunque. Siamo 70. Usa le tue bombe per uscire dal mostro. Ok. Attenzione, schermo rosso. Io non uso le bombe perché. Perché c'ho lo sparo potente adesso. C'ho lo sparo potentissimo. Sì, bisognerebbe anche colpirlo però, eh. C'ho lo sparo potentissimo, ma sparo alle mosche. E il mostro si va beffa di me. Il mostro. Sempre uguale il mostro. Oh, guarda qua. Ottimo. Sempre uguali i mostri, non cambiano di una virgola. Dai, speriamo. Le gambe, il punto debole del mostro sono le gambe. No, in realtà è tutto. Si può colpire dappertutto il mostro.
Ok, un altro mostro ucciso. Aumentiamo ancora. Quanti sono? Aumentiamo ancora la potenza del nostro sparo e fulminiamo il mostro. Ancora 3 crediti, eh? 3 crediti, non so quanti livelli mi mancano. Non ne ho idea. Mori. Ok. Basta. Altro mostro, altro regalo, perfetto. Altro mostro, altro regalo. Ehi, subito. Via, 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 via. Io qua fuggo, fuggo. Non ci sono i zombie qua, qua. Oh, che bello. Non ci sono i zombie. Qua è pieno di questi. Salviamo. Salvala. Non farmi tribulare a salvarle, già che. No. Vai su. Alzati in piedi. Alzati e cammina. Qua è pieno di robot. Tutto il gioco che è pieno di robot non è una novità. Tutto viola lo schermo. È diventato. Apriamoci una via di fuga e scappiamo. Mamma mia, sto evitando. E salviamo anche qualcuno, che il nostro obiettivo è anche quello. Lo sparo è potentissimo. Adesso qua è diventato. Un gioco. Ah, che c'è la scala lì. Un gioco a fuggire il più presto possibile. Perché sì, oh, non riesco a salvarli tutti. C'è troppo casino. Ok, cioè, mi dispiace, ma. Porco cane, che nervoso mi fanno venire quando ti vengono addosso così che non li vedi neanche. Altro credito. I crediti stanno finendo. I crediti stanno finendo. Andiamo via. Andiamo via, non salvo più nessuno. Mi devo salvare la pellaccia io. Ah no, qua dove cazzo sono andato? Qua c'è solo una signorina, quindi non devo andare da qua, ma ho salvato anche la signorina, quindi sono obbligato ad andare da qua. Non c'è più. Non c'è più nessuno, stavo dicendo, ma l'unico coglione che è comparso mi ha ucciso subito, prontamente. Ma è finito anche questo livello e noi ce ne andiamo al volo avanti così, 75 ostaggi, eh. Quanto mancherà? Usa le bombe? Sì, sto. E uccidiamolo per l'ennesima volta questo mostro. Mamma mia, mi è comparso in faccia. Adesso c'è lo sparo super potente. Il mostro è diventato una sparabombe da solo. Non ha speranze il mostro. Lo sparo al massimo, eh. Dai. Anche tu. Oh, subito questo. Questo ho fulminato al volo. Ah, che ci sia un punto. Cazzo, anche questo. O che c'è un punto debole del mostro. O se no se lo sparo super potente, i mostri non hanno più niente da fare. Questo è più duro. Poi quanti sono adesso i mostri qua? Non mancherà tanto, eh? Alla fine dico, spero. Ecco qua, un altro mostro ucciso. Basta? No, ancora. Quanti diavolo sono i mostri? Non avete speranze con lo sparo che io ho al massimo. Bene, sparo bombe. Bella quella cosa qua che spara bombe da solo, perché quello che la prima puntata sparava bombe a caso, perché ogni tanto le spara lo stesso, anche se non si preme il pulsante. Ok, ora sparo potente al massimo. Oh, cazzo, ma quanti sono? Sono 20 mostri. No, ho fatto schiacciare come un coglione dal mostro. Adesso ne pagherai le conseguenze. L'ira di Luca. Odino. Dai, questo è duro, eh. Questo è un duro. Niente. Ok. Attenzione. Che eroe scrivi? Il nome per il tuo. Quindi ho finito. Quindi mi sta dicendo che ho finito. Ho avanzato anche 2 crediti. Io che avevo tanta paura. Quindi la difficoltà era anche settata giusta. Perché nonostante tutto ho avanzato 2 crediti. Quindi ok. ATP abbiamo finito. Vediamo se c'è una schermata finale o no. Non mi ricordo. Congratulazioni, missione terminata. Hai salvato il professor Rhinocellus e distrutto il capo dei mostri. Sei un supereroe. Perfetto, c'è una scritta, c'è tutto, ce l'abbiamo fatta.
Missione terminata, il popolo terrestre ti sarà eternamente riconoscente. Ok, grande. Bene. Quindi, finita? Una realizzazione, missione terminata. Hai salvato, sì, è finita. Finita, musica, è stato un piacere, è un gioco bellissimo. Ringrazio Edoardo per avermelo chiesto. Se viene in mente qualcosa a lui o anche a voi, chiedete, che siamo qua per divertirci. È stato un piacere, alla prossima. Ciao. Amici ed amiche, una buona giornata da tutti, da un'idea di ATP. Quanto tempo è passato? No, allora, grazie a voi che siete sempre attenti e me l'avete ricordato di vedere l'arcade, perché Rollaz e Yellow Bug in un commento hanno detto: "Eh dai, aspettiamo l'arcade, aspettiamo l'arcade", ma il problema è che io registro le cose a distanza di tempo, poi non mi ricordo quello che dico e quello che faccio, e giustamente, giustamente, è giusto vedere Luchedino in versione arcade, perché sì, Luchedino in versione arcade, qual è? Dove ha preso ispirazione Luchedino? Ma da quel meraviglioso arcade qua, quello spettacolare arcade qua, difficilissimo, un arcade veramente infernale e come difficoltà, ma è bellissimo, di un'eleganza graficamente adorabile. Ovviamente tanti che non conoscevano l'arcade o conoscono dicono che è schifo il Commodore 64, guarda cosa aveva fatto. Non è vero, era stato fatto un ottimo lavoro su Commodore 64, cioè era una conversione mica facile questa da fare nella maniera più assoluta. Comunque andiamo a fare una partita e vediamo un po' le differenze, cosa hanno tolto nella versione Commodore 64. Mappettina innanzitutto. Eccoci qua, possiamo abbassarci, possiamo sparare bombe. Dobbiamo salvare cose, ecco i diamanti, collezionate le gemme per aumentare, incrementare il raggio laser. No, ecco, anche su Commodore 64 si poteva volare giù. E schiavi da salvare, vedete che qua stanno lavorando il computer, gli umani, gli ostaggi, e noi dobbiamo salvarli. Le macchinette qua per attivare le scale mobili, queste non c'erano su Commodore 64, c'erano, ma non si attivavano, non mi pare almeno, ho anche appena finito. E poi via, ecco le porte che vi dicevo dove su Commodore 64 erano aperte. Qua escono il robot, però è inutile stare qua perché perderò un sacco di vite, sicuramente perderò un sacco di vite perché il gioco è veramente di molto molto difficile l'arcade. Non bisogna sparare ai cosi lì, agli schiavi, le signorine che lavorano al computer. Eccoli i robot che sparano, eccoli lì dove sono i robot che sparano. Sì, dai, qua ti spiega tutto la prima volta ogni cosa No, mi ha ucciso. Poi arrivano questi. Se stiamo sempre fermi nello stesso punto ci fulminano ed è giusto che sia così. Qua prendiamo cose, prendiamo bombe, prendiamo vite. Ecco, lo schiavo lo si colpisce una volta, si abbrustolisce, ma poi però possiamo sempre salvarlo. Ecco dove ha preso la bellissima conversione per Commodore 64 da questo spettacolare arcade. Stare attento a questi qua che sparano. Io adesso ho ancora il raggio che... No, cazzo, ma che bastardi che sono. Mi ha colpito. Via, 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 via. Devo aumentare la potenza del raggio. Adesso provo a vedere anche a sparare una bomba. Un arcade spettacolare. Un arcade divertentissimo spettacolare. Veramente... No, ma prendilo, colpiscilo. Bomba! Eccolo qua. Questi continuano ad arrivare se non me ne vengono fuori. Ok. Questi che sparano sono i primi da eliminare perché altrimenti saranno loro a eliminare noi. Ok, andiamo a attivare le scale. Attiviamo la scala, c'è un picco di corrente, un calo di corrente, un picco. E avanziamo, volevo farvi vedere anche il livello bonus che qui c'è. Prendi lo schiavo che è stato omesso su Commodore 64, quello delle moto, delle macchine, quello che c'era, non mi ricordo più neanche io cos'era. Attenzione, vado a sparare una bomba. Ok, andare velocemente, cavolo, è difficilissimo. È un gioco difficilissimo questo. Andiamo, prendiamo gemme, bombe, bombe, sì, dammi le bombe che non ne ho più.
Ok, dice yeah. Spettacolo, veramente spettacolo per quell'archetto. No, ho obbrustolito la signorina, ma prontamente l'ho salvata. Ok. E ok. Ok, dai. È molto molto divertente da giocare, un arcade veramente fantastico. Bomba. Ok. Ho ucciso tutti tranne... No, abbassati, abbassati. Signorina. Ma allora sei un... Vai. Credito andato. Sono questi qua, sono da eliminare subito perché... Poi non ci fai più a caso, loro continuano a spararti e ti uccidono, Ehi, prendiamo un po' di bonus. Questo? Oh! Cos'era questo? Ma no, è la velocità? Non mi ricordo il salto più... Non mi ricordo più. Sto facendo cazzate, salviamo anche questo. No, no! Salviamo la signorina, l'ho uccisa. Niente, dai. Finiamo il livello. Spettacolo, spettacolo veramente. Finiamo il livello. Ecco qua, anche qua. La scenetta c'era anche su Commodore 64. 11 ostaggi salvati. E... Però qui c'è il livello bonus, che non mi ricordo più com'era. C'era un labirinto e c'era una strada entro un tempo limite, infatti... bisognava arrivare all'uscita del livello entro un tempo limite, perché è una sorta di labirinto, poi per arrivare al livello successivo per poterlo selezionare. Oppure grande, ce l'ho fatta, ma qua possiamo scegliere il livello da andare e avanti così. Poi il gioco l'abbiamo visto su Commodore 64, ma fino a che mi uccidono. Volevo farvi vedere anche il mostro, com'era il mostro. Attiviamo cose, spacchiamo casse, sì, si potevano spaccare, e andiamo avanti perché qua, come nella versione Commodore 64, la versione Commodore 64 è stata facilitata rispetto a questa. Poi io devo... si faceva giocare bombe, ecco. Qua sono cose che c'erano, pavimento, anche su Commodore 64, quelle cose, le mattonelle che si illuminavano ogni tanto. Ovviamente non bisogna neanche qua passarci sopra, perché altrimenti si muore, giustamente. No, chi è che mi ha ucciso ancora? Chi è che mi ha ucciso? Guarda, si continua a perdere vite. Diamo crediti. No, via. Ma no, ma che cazzo è? Muori! Niente qua adesso. Vite come se non ci fosse un domani. Macchina mangia soldi. Quei cosi qua, maledetti, morite. Qua cosa ho preso? Qua prendo qualche bonus, speed up. Andiamo giù da qua. Dice andare da qua, c'è le frecce che mi indicano dove devo andare, perché ci vediamo tutti i robot. Continuano a uscire. No! Queste si possono uccidere? Oh, adesso sì, qua ho aumentato la velocità. Ma no, guarda che casino! Temporaneo, guarda che casino! Però è un vantaggio, Vediamo signorine, non so più dove sto facendo, dove sto andando. È incontrollabile così. Assolutamente. Muori te. Sto facendo casino, non so più cosa. Dai, morite. Questo l'ho attivato. Sto sprecando bombe, sto... Non l'avevo attivato, per quello che... Quindi attivare questo, andare su. E a me quel power up qua della velocità non è che... No! Sì, buonanotte, che casino. Qualcosa mi ucciderà sicuramente.
bomba qua, forza. Guarda quante prendiamo, tutti i diamantini, le gemme. Qua cosa c'è giù? Prendilo. Ok, via 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 via, voglio arrivare al mostro almeno. Subito, oh, ma ha fulminato, ah, i robot rossi. Non posso passare da qua? Sì, guarda che bestia. Sì, ciao, buonanotte, mollami. Jake Duke qua, sì. Quelli che poi sarebbero diventati Luca e Dino. Via. Sì, ciao. Bomba. No. È bellissimo da giocare. Tutto quel casino qua insieme è a dir poco spettacolare. No, cazzo, ho preso, ma dai. Altro credito. Mi sarei già giocato una settimana di crediti. Ecco, anche qua nelle casse, come succede nel Commodore 64, è arrivato a un certo punto. Ma dai, no, cazzo di cani, robot maledetti, non muore neanche questo, è morto in ritardo. Meglio andarsene. No, ma uccidilo. Ma no. Bellissima quella cosa qua, bellissima. Cavolo, è lungo il livello. Ancora ho perso crediti. Cosa cazzo sta facendo? Ma porcaccia, è arrivato un certo punto, non si capisce più. Ma morite tutti. Sì, ciao. Ma che, ci sono le signorine da salvare qua? Ma non mettila di volare giù. Si possono, sì, si possono salvare, mi ricordavo bene. Signorine salvate, io continuo a volare giù. Vai via 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 via, per amor del cielo. Fantastico, dai. Sono arrivato al boss, volevo vedere il boss com'era. Ho trovato un sacco di ostaggi, attenzione, ho vinto vite. Ma neanche no. Sì, Reptilion, usa le bombe, usa le bombe, perché c'è il Reptilion. E qua, qua un po' più. No, ancora, insisto a volare giù. Prendiamo bombe, perché appunto c'è il Reptilion che necessita delle bombe. Saltiamo qua, infatti. Dov'è il Reptilion? Eccolo qua il mostro. Eccolo qua il mostro. Bomba? Ho colpito almeno. Ah, spara il Reptilion. Cavolo. Spara il Reptilion. Sto colpendo? Lo sto colpendo. Ho trovato una buona posizione dove io lo colpisco e lui non ce la fa. Bomba? È bello, bello il Reptilion. Sono morto, ho schiacciato il Reptilion. È duro il Reptilion a morire. Poi arrivano cose, ciao, molto più incasinato che... Cavolo, quanta vita hai, Reptilion, muori! Ehi, è morto il Reptilion. Oh, scarica di gemme che mi potenziano il laser. E anche qua poi vado a selezionare il livello. Aspetta, ci sono cose. Parlo a bomba. Guarda, ma che casino, guarda che casino, guarda che stronzi maledetti. Niente, dai, abbiamo visto abbondantemente questa meraviglia. Giocatelo, provatelo se non l'avete provato, perché è divertentissimo. È stato un piacere, alla prossima. Ciao.